Sì, sicuramente, a parte un ricordo piacevolissimo del mio ultimo anno di carriera qui a Piacenza, e poi Zlatan mi aveva già trasmesso, Risto Zlatan, il direttore generale, mi aveva già trasmesso un grande entusiasmo. E ho trovato delle persone, una bellissima realtà, gente che ha voglia di fare, che spinge per creare nuove realtà. Si comprende tutti che l'annata che sta per che inizierà sarà un'annata complicata, non per colpa di nessuno, ma perché ahimè i regolamenti consentono alla squadra che vince il campionato di A2 di entrare sul mercato, a mercato ormai fatto, ormai i mercati iniziano a... Io ricordo che in Polonia a gennaio, febbraio ho già chiuso la squadra per l'anno successivo, per cui entrare a maggio è un attimo in ritardo, si perdono molte opportunità, però questo, visto che non ha scoraggiato assolutamente, c'è la convinzione di poter fare bene, stiamo correndo come matti per creare qualcosa di interessante. Secondo me c'era tutto quello che può servire per fare bene. Poi il mio mestiere è allenare, per cui ripartire da zero, tra virgolette, anche se questo non è zero, c'è qualche cosa qui che pesa molto, secondo me, è quello che devo fare, devo costruire delle squadre, devo rendere un gruppo di ragazzi con background completamente diversi, devono diventare uno solo. Per cui sto cercando di sceglierli assieme alla società nel migliore dei modi, e dopo devo costruire un team. Io faccio questo in giro per il mondo, c'è la possibilità di fare in Italia delle condizioni che secondo me erano giuste, l'ho accettato con grande entusiasmo. Come ha detto Zlatan, c'è stato un momento un po' particolare, sono introdotte delle situazioni professionalmente già molto consolidate, però in questa situazione avevo dato la mia parola e sono convinto di poter far bene, per cui non sono tornato. Thank you.